di aprire le porte della storia. Stasera voglio dare un momento, la vita, lo passato e la memoria. Stasera con la vampa di lamuri scavo una fossa allo dolore. C'è chi ho dolori, c'è chi ho tormento, che gioia amori per l'umanità. Non è lo chianto che aggancia lo destino, non è lo scanto che ferma lo cammino. Gli apro le pugna contulita, cerco con sogno, scorro la vita, canto e conto, conto e canto, fin non perdere lo conto. Non benedici lo mio cammino, manco la mano nica d'un parrino, e vai ancora come va lo vento cercare pace solo un momento. Voglio spaccare, spaccare i cieli per fare chioviri, chioviri amori. Cecco di manna, cecco comanna, e con silenzio un muto sinistà. È lo potere che forza le potenti, è lo silenzio che ammazza gli innocenti. Gli apro le pugna, conto le da, resto co sogno, cerco la vita, canto e conto, conto e canto, per non perdere lo punto. Venne a sto mondo quando la scienza si schifiava per le sciati sciati, tempi d'abusi, di fame e di guerra, crescevo un mezzo di le malannati, lacrime muti mi chiancivo, e quanto la mia innocenza se la sparteron tante. La mala gente, le prepotenti, tanti su tanti di sta società. Non è l'amore che griscia ad ogni panna, ma lo favore che sparti cucumanna. Gli apro le pugna contolita, resto con sogno, cerco la vita, canto e conto, conto e canto, per non perdere lo conto. La 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 la. Grazie, grazie. Padre Francesco. Grazie a Deborah, grazie ai musicanti, grazie a tutti voi che siete qua stasera per questo evento che vuole essere sia culturale che anche sociale. Vedete, io qui in mano ho la forma di che cosa? Della Sicilia. Però non è una Sicilia da sola. Si vede, forse da lontano non si vede, è il nostro simbolo creato dei Giusti di Sicilia. Ci sono Pirandello, Sciascia, Falcone, Borsellino, Rosario Livatino, Peppino Impastato e tanti altri, no? Perché noi siciliani siamo abituati un po' sempre a lamentarci, a dirci le cose negative della nostra terra, della nostra Sicilia, quando invece le prime vittime della malagenti, dei prepotenti, come cantava prima Deborah, siamo stati noi siciliani, che spesso abbiamo fatto troppo silenzio, non abbiamo reagito. Ecco, questa sera vuole essere una serata dedicata proprio a queste persone,
che sono stati utili alla società, per questo noi l'abbiamo chiamato giusti, perché il giusto non è l'eroe, non è soltanto il martire, anche se tra questi ci sono dei martiri, padre Puglisi e tanti altri, forze dell'ordine, magistrati, giornalisti che sono morti per la nostra libertà, per darci dignità, per non farci sopraffare dal male, dalla criminalità che ancora c'è anche nelle nostre città, ma sono una minoranza e che la maggioranza purtroppo sta spesso in silenzio o si lamenta e basta. Ecco, noi abbiamo delle radici forti che sono queste persone e questa sera abbiamo voluto dedicare questa rassegna, che è una rassegna di poesie. Hanno partecipato 35 persone a questa rassegna, qui stasera ascolteremo le prime 6 migliori poesie che sono state valutate dalla nostra giuria e tutte le altre, fino a 16 poesie, saranno poi inserite in un piccolo libro che vuole essere un primo libro dedicato ai giusti di Sicilia, perché molte di queste poesie sono dedicate espressamente a dei singoli giusti, Peppino Impastato, Falcone Borsellino e così via. Ma assieme alla poesia, l'abbiamo ascoltato già, abbiamo voluto unire la nostra musica, i nostri talenti musicali, che sono tanti. Questa sera ascolteremo i musicanti di Gregorio Caimi, che è qui alle mie spalle, e gli altri musicisti, cantanti che ascolterete. E ci aiuterà ad ascoltare le poesie e poi anche a conoscere i vari autori delle poesie, che sono diversi, sono qui, non tutti, perché c'era chi ha dovuto viaggiare, non era presente neanche in Sicilia, e ascolteremo la voce recitante del nostro attore Guglielmo Lentini, che ci aiuterà a meglio recepire la poesia, perché non è detto che il poeta alle volte sappia esprimere con la voce, no, lui scrive la poesia, ma una voce ci aiuterà ad ascoltare queste poesie. Bene, allora come si farà? Si ascolteranno 2 poesie e poi un brano dei nostri amici musicanti e conosceremo anche le poesie e conosceremo i poeti e poi anche la giuria che è qui rappresentata, ecco, è arrivata l'altra giurata, Rosa, vieni. Li presenteremo poi dopo, i nostri giurati, che sono 3, sono stati 3, e che ci aiuteranno anche a comprendere il voto che hanno dato ai primi 3 che sono qui davanti, che sono stati scelti. Tutti, io credo che ogni poesia esprima davvero qualcosa di positivo. La poesia, qualcuno ha detto, ci aiuta a meravigliarci di quello che spesso noi ci accade davanti agli occhi e noi non riusciamo a vedere perché presi da tante cose. Perciò questa serata dedicata ai giusti di Sicilia, speriamo che tra queste file di giusti ci siamo anche noi un giorno, qualcuno possa dire questo è un giusto, perché appunto il giusto è chi è utile agli altri, chi è utile al bene della società. Perciò io penso che tra questi ci possiamo essere anche tutti noi. Allora io vi ringrazio di essere venuti qua, di ascoltare con attenzione sia le poesie che la musica e speriamo che questo appuntamento possa diventare ciclico, periodico, poesia e musica. Grazie, grazie tante e do la parola al nostro attore. Silenzio. Se dalle parole cascasse pioggia, il mondo laverebbe i suoi inganni. Che sconforto ha mostrato chi ha seminato idee. Nelle acque stagnanti e fangose, marcite da un ossesso andirivieni, dove dal fondo aleggiano anime,
I cani restano a spolparne l'osso e latrano a casi inascoltati. Noi in processione vaghiamo, dissolti e sconvolti nella mente, sotto muri freddi e muti delle notti insonni. Gridiamo forte chiedendoci del domani, gridiamo forte e non troviamo pace, gridiamo forte e non troviamo ragione, gridiamo forte e non troviamo conforto, gridiamo forte e non troviamo consolazione. Nell'acro odore dei vizi affondiamo nella carne, sospesi di miseria nella morsa dell'oblio, dove la sorte ha fatto inganno. In questa terra violentata a morte resteremo zavorre di pensiero, alienati dai dolori, scannati dagli stenti. Oggi mi chiedo perché non odo più il suono di campane, solo silenzio. A Falcuni e Borsellino. Quando alla morte toiorna cedisti, così funero la tua curta esistenza, givili e loschi esseri picciusi di sta aurusa terra di Sicilia, insanguniata, ferita, in ciao sociale, che cu gioia, sacrificio e amuri, scelta di vita, affrontato a vi, avverso mafia, angaria e mali, degno tu fusti di lauso eterno, picchi d'eroi campasti con coraggio. Scoppiavo giasciata mentre che passavi, e da gestante che ti fu fatale, grande falcone, torri ordu vivi. A somiglianza tua, Borsellino, la sorte to fatale accettavo, che to stesso travaglio e giù facia, vi si terrà a mente in ogni tempo, che vita non sprecato voi aviti, esempi di virtù, giustizia e gloria. Allora, la poesia Silenzio era di Catania Vincenzo, che penso che non sia qui, ma aveva già avvisato che era già fuori per motivi di ferie, di vacanze in questo periodo. Invece abbiamo l'autore di Falcuni e Borsellino, che è il signor La Grutta, che invito a venire qua. Venga, venga. Ecco, era Cristina Gallo, che è una della giuria, le consegna la nostra Sicilia con i Giusti di Sicilia. Grazie. Grazie. Sopra le case nascono gli stigi, tagliano fisso sopra i paesi come picciriggi. Sonnano conti scordati, cantano musiche alati. Nascono gli stigi, tagliano fisso sopra i paesi come
ciriggi sonnano cunti scurdati, cantano musichi alati. Sonna la riggio, menci chi sona, sona con ciaranza. Sonna la riggio, dali all'istigi nasci la disianza. Aspetta ogni orno conveni, aspetta ogni orno che ustie su. Mi ricordo di Peppino Impastato. C'era forza nella tua voce e dolore nel tuo cuore, mentre taci, taci, ripeteva badalamenti, e gli scoppiava nel cervello la tua radiodissonanza, sparando sentenze con gli occhi d'un rapace, mentre nel cielo si spegneva la stella più lucente, sui binari si consumava l'imbroglio della storia. Peppino, 100 passi dista ancora il confine della vita. A Cinisi gli anziani fumano tabacco da 2 soldi, parlando a voce bassa e irriverenti, sotto i balconi dell'ultimo mafioso. Peppino, noi cerchiamo ancora pace e verità. Tu corresti senza tempo, e figlio d'ogni madre, e tanti fratelli avesti e tanti figli che gridano ancora sulle strade di Palermo. A poco s'accende il fuoco per l'incendio promesso al pagliaio dei burattini che uccidono bambini senza avviso e hanno le mani sempre sporche mentre accendono candele sull'altare e portano in processione l'ultima Madonna addolorata. Peppino, noi cerchiamo ancora pace e verità. Cosa vuoi che sia? Cosa vuoi che sia ogni battito forte del cuore per un sussulto d'amore, da uno sguardo fugace, da una carezza sfiorata, voluta, cercata, desiderata, da un pianto di gioia, fremente emozione, passione, dolore di aver perduto, distratto, l'ultimo petalo di un fiore reciso e mai irrorato.
Cosa vuoi che sia il sorriso sulle labbra di un bimbo? Le sue prime parole, i suoi passi, i suoi gesti, i canti d'amore, di pace, i giudizi sinceri agli adulti che hanno lasciato all'oblio i vecchi ricordi degli anni passati, goduti, perduti, quando ancora bambini affidavano al vento i loro aquiloni dai mille colori. Cosa vuoi che sia il sole che nasce tra i monti, la rugiada dei boschi, il verde dei prati, il rumore del vento, l'orizzonte al tramonto, il passare del tempo che scorre imperioso come fosse un torrente spumoso che scivola a valle tra rupi scoscese e sinuose a morire nella quiete delle acque di un lago? Cosa vuoi che sia il silenzio di una morte immatura, il verdetto di un destino segnato, mai voluto, nei passi pesanti, forzati, di una vita vissuta a metà? Premere un tasto e tornare indietro a vedere il percorso già fatto, a correggere errori, peccati, difetti, misfatti, cancellare del tutto quei tristi pensieri, i sogni forieri di cattive realtà. Queste ultime due poesie che abbiamo ascoltato, purtroppo i due autori non sono presenti per i motivi di cui dicevo prima, sono fuori Sicilia. La prima appunto era di Mi ricordo di Peppino Impastato, e l'autore è Franco D'Amico di Marsala. Invece Cosa vuoi che sia, l'autore è Gino Adamo di Trapani, dedicata a questa poesia, l'avete forse intuito, a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ecco, ringraziamo anche questi due poeti a cui poi successivamente daremo il ricordo. Adesso entriamo nelle quattro poesie che sono state valutate dalla quarta alla prima, e perciò chiedo di recitarla ad una, se possibile anche accompagnarla con... noi preferiamo che sia l'autore, poi casomai gliela facciamo recitare anche a lei. Ecco perché abbiamo fatto questa scelta per tutti. Allora, adesso facciamo il canto. E ne rubarono soli,
Sicilia, chiamci Sicilia, chiamci Sicilia, chiamci. Giusto. Ma perché esistono le giuste? Giriamo, ferriamo a tutti i costi per vedere se troviamo le risposte. Antichi a destra e poi a sinistra, ma sempre chi è la minestra? Le giuste non si virano per niente, sanno avere rummole e lamenti. Giusto è chi giochi ti aiuta quando non ha la vita gira a rota. Giusto è chi che travaglia, pure se manca pasta con l'aglia. Giusto è chi è onesto e chi corre sempre lesto lesto. Giusto è lo popolo sereno che va avanti puro con lo freno. Ma la giustizia non esiste a nuggia banna. Un poco c'è per chi che comanna. Le giuste di Sicilia sono chi che avessero a fare cose begge, ma chisso proprio non succede e tornamo a re peggio raere. Ma una cosa vi dico con fermezza, che quando fermeremo la vocuzza e facemo ragionare la cucuzza, ecco che spuntano le giuste, canciano le cose e danno le risposte. Ma vi dico che in tutta sta matassa c'è chi giochi taglia carne e ossa senza fare nulla differenza e senza avere manco preferenza. Di già sopra, Iggio, in Italia, giusti, lati o chi che sia. E quando topoliamo allo suo petto, Iggio ne dice con tanto rispetto: figlio mio, ti meritasti socco che nella vita seminasti e ti rugno senza susto chiggio che pittia fu lo giusto. Bene, l'autrice ce l'abbiamo della quarta classificata, è Mariella Scarlata di Trapani. Fateci un applauso. Benvenuta. È chiaro che qualche giusto ce l'abbiamo, però ce l'ha già abbiamo avuto. E l'invito che ci fa Mariella Scarlata ad essere giusti anche noi, perché non ci possiamo poi. La giustizia, il più giusto è lui, è giusto? La giustizia divina. Bene, adesso Rosa Montaleone, che per tanti anni è stata preside, consegna il ricordo di questa serata a Mariella Scarlata. Vuoi dire qualche cosa, Mariella? Vi ringrazio tutti. Ho saputo per caso di questo concorso leggendolo sul Giornale di Sicilia. Ho voluto dare il mio contributo, niente di più. Grazie mille. Mariella Scarlata, lo giusto. Bene, adesso passiamo al canto. Senza sonno li bigizzi toi vai contemplando mi passa.
passa di la notte insino a giorno. Pittia non posso nuora riposare, pace non davi più sta afflitto cuore. Lo vuoi sapere quando bella sarì, quando la vita mia finisce mori. Mi voto e mi rivoto sospirando, passo le notti interi senza sonno, le bellezze tue vaio contemplando, li passo di la notte sino a giorno. Pittia non posso un'ora riposare, pace non navi più sta afflitto cuore. Lo vuoi sapere quando bella sarì, quando la vita mia finisce e mori. Afflitto cuore, lo vuoi sapere quando te la sarì, quando la vita mia finisce e mori. Gregorio Caimi alla chitarra, Dario Levoto alle percussioni. Grazie. Deborah Messina. E Guglielmo Lentini. Grazie. Considerazione. Se tu talì come è fatto sto mondo, pur ignorante della geometria, vedi sicuro che è formato tonno, fu messo in moto e ancora ruzzolia. Con lo creao lo fece con maestria. Non risparmiamo manco lo colore, senza pensieri e grande fantasia, un profumato di tanti belli ciuri. Fece una scena che pettavo tante ore, l'acqua salata e puro che da luce. Ci mise l'uomo e ci insegnavo l'amore. Lo sole ci aggiumavo per fare luce. Dice che fu una bella fregatura che fece all'uomo perdere i sensi. Certo, la voce è giusta sventura e chiancia ancora per le conseguenze. L'uomo, che in mezzo a tante creature fu che giocappe tanto meglio parte, eppure conta lastime e serrure, facendo male che tutta la sua arte. Puro l'amico ormai este ammucciato e le chiese le lassano vacante, solo lo Papa, che puro arrabbiato, prega lo Padre Eterno e tutti i santi. Prega per l'uomo buono e lo birbante, che ci sparavo davanti a tanta gente, lo perdona con esempio brillante, e l'accarizza e Dio ce l'acconsente. Penso
che solo Dio vero potente, che può sanare a tutte di sto male, come una volta uguale allo presente che fece lo diluvio universale. Solo a Noè si mise in sotto l'ale, sopra una barca fatta a maraviglia, pur pignaggio un fora tanto male, se Dio tirasse forte la sobriglia. Preghiamo per la pace e la famiglia, cerchiamo di la vita lo valore, così facendo male s'assottiglia, si scippa l'odio e si semina amore. Questa era la terza classificata, abbiamo l'autore, il poeta Dino Altese, facciamo un applauso. Cristina Gallo della giuria consegna il ricordo a Dino Altese, prego. C'è un piccolo commento di Cristina, questo è suo. In questa poesia la bellezza sta nella musicalità delle parole, che comunicano i colori, i sapori della nostra Sicilia, ma anche lo stile trasforma ogni verso in una vera e propria musica. Grazie. Ci vuole dire qualcosa, Alessandro? No, io volevo dire solo grazie alla giuria e credo che abbia premiato questa poesia per l'ultimo verso. Si scippa l'odio e si semina amore. Speriamo che l'uomo lo capisca. Ma questa poesia è stata fatta 20 anni fa e credo che non è cambiato nulla. Qualche cosa è cambiato, noi speriamo che cambi perché deve cambiare nel cuore di ognuno di noi, no? E tanti giusti di Sicilia ce l'hanno provato che l'amore vince l'odio, la lotta per il bene vince l'indifferenza, l'omertà. E la mafia, la mentalità mafiosa, che è peggio della mafia, la mentalità mafiosa, cioè il pensare, l'agire da mafiosi, è questo che rovina, non sono quelli che sparano, mettono le bombe, ma quelli che in silenzio vedono ingiustizie, torti e magari stanno zitti. Grazie per queste considerazioni.
cristiani ma un anno lenti, chi sta e povera gente su un nono già mescato con lenti. Uomini ranne. Sicilia, terra di Lusuli, generasti degni figli dello Signore, con grande senso dello dovere, capace di servere. Uomini forti e valorosi, ma soprattutto coraggiosi, uomini nobili, degni d'onore, che tutti l'hanno a conoscere e nuggiu se la va a scordare. Una speranza via nonna Lucore di campare non munno di giusti valori. Con giustizia io in avanti, scrivendo la storia importante, che va essere d'esempio, esempio costante, per le nostre coscienze e insegnamento per le nostre innocenti. Solo a così un mossero pennente, anzi, li facemo campare per sempre. Gente, gente tutte, sentite, chi se su uomini, uomini ranne, sapiano che li volevano ammazzare, ma oggi continuarono a lottare. La vita rettero per la sua terra e i cristiani, eroi venno chiamati, ma in cielo angeli preziosi sono diventati. Uomini giusti mannate dello Signore per segnare la via alle sue creature, vie di giustizia, lealtà e legalità che portano tutti all'eternità. Sì, questa poesia abbiamo anche l'autrice. Brigida Luppino che è qua. Rosa consegna il ricordo di questa sera, giuria. Presenta la, fa un piccolo commento l'altra giurata, Maria Cristina Gallo. È una poesia che ha dei versi molto solenni. C'è un forte sentimento religioso. I versi ricordano le vecchie canzoni gridate dai cantastori. Meraviglioso è l'anelito di speranza che rimane. Grazie. Allora, Bice, io la conosco come Bice, ci ha ricordato che la Sicilia ha avuto uomini ranni, non qua qua qua, non uominicchi, come direbbe un altro giusto di Sicilia che è Sciascia. No criminali, sanguinari, ha avuto uomini grandi, questi dobbiamo conoscere, apprezzarli, imitarli e a ispirarci a queste persone. Però non voglio farlo io il commento finale, lo lascio a Bice. Grazie, io sono felicissima di avere partecipato più che altro perché comunque cerco sempre di esternare, infatti Padre Francesco mi conosce, mi piace molto esternare, specialmente anche scrivere. E tra l'altro essendo mamma vedo le cose con occhi diversi e più, sempre più ho il desiderio di poter cambiare anche nel mio piccolo il mondo per far sì che i miei figli e tutti i figli possano vivere in un mondo più giusto, più sereno. E quindi è questo che mi spinge a migliorare sempre di più sia me stessa che anche i miei figli e anche le persone con cui insomma, cioè con le persone che conosco, cerco sempre di dare il massimo, cercando di creare sempre più giustizia intorno in questo. Grazie. Grazie. Ecco, ricordo che i primi tre, oltre il ricordo della Sicilia con i giusti, abbiamo voluto dare così un piccolo ricordo anche dei beni della Sicilia, sia quelli alimentari ma anche culturali che loro sceglieranno. Il terzo avrà un buono di 50 euro, il secondo di 100 e il primo, che tra poco ascolterete e conoscerete l'autore, il poeta, di 200, ecco perché noi abbiamo tante cose belle nella nostra Sicilia, non ne manca niente, non ci manca niente,
Perciò dobbiamo fare quello che si chiama anche il consumo critico, il consumo solidale, acquistare i prodotti delle aziende che si sono ribellate al pizzo, che si sono ribellate all'estorsione, alle aziende sane che rispettano i diritti dei lavoratori, non quelle aziende che sfruttano i lavoratori, che gli prendono soldi dalla busta paga, che li fanno lavorare invece di 8 ore al giorno 12 e gli pagano per 8. Ecco, noi siciliani abbiamo tante cose belle, ma dobbiamo essere noi a coltivarle e a portarle avanti. Grazie. Oh,
in memoria di Giuseppe Impastato, ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978. Nel silenzio, greve, grigia e calda l'aria, nel giallo dei campi mietuti, ai margini agavi spinose, la strada ad ogni curva fra i monti e il mare disvela. Tradito sui binari il tuo corpo, corre, corre nel sangue versato il tuo urlo al silenzio, all'ignavia, alle parole inutili, commercio di gente soggetta. Dove eri quando per sempre la speranza taceva? Quale notte di gelsomino tinebriava i polmoni nel chiuso giardino sottratto con luci al gran nero del cielo? Cantavano i grilli nella vallata mentre la madre, a braccia tese, muta cercava. Questa terra di morti traditi, questa terra di gente fuggita, queste arse pietraie, nidi a corvi nell'azzurro cielo. Tramonta nella valle il sole, il vento fischia fra gli ulivi. Questa è la prima classificata, perciò chiamo l'autore, il poeta Antonino Stampa di Trapani. Attenzione, non ci faccio uno scherzo. Bravo. Ecco, Rosa Monteleone le dà il ricordino di questa sera. Avete ascoltato due poesie stasera, erano dedicate alla memoria del grande Peppino Impastato, di questo giovane che ha saputo dire di no alla mafia, pur venendo da una famiglia mafiosa, si è ribellato. È successo questo anche a Mazzara, di due figli che si sono dissociati dal padre quando hanno appreso che il padre faceva parte di Cosa Nostra, della criminalità organizzata. Questo è molto bello e ringraziamo anche questi due ragazzi che l'hanno fatto e che l'hanno fatto non riconoscendo più non l'affetto verso il padre, ma quello che il padre aveva compiuto in questa città e purtroppo anche forse in altre città. Ma ascoltiamo il commento di Maria Cristina. Sono questi versi che arrivano dritto nell'anima, un velluto rosso sul cuore. I versi sono poesia pura, che compongono un silenzio che fa sognare e che fa commuovere. Grazie. Giudizio. Giudizio in che senso? Lo vuole avere. 10. No, lo vuole avere quello scritto. Ah, il giudizio proprio. Sì, scritto, che è scritto. Molto bello. Bene, allora anche lei una parola. Vorrei riprendere le sue parole. È bello essere qui, partecipare, dare testimonianza di una maggioranza di siciliani, forse non più tanto silenziosa. Grazie. Grazie a lei di averci ricordato Peppino Impastato e con lui tanti altri. Ecco, lei ha detto una cosa molto bella, perché noi siciliani alle volte non ci rendiamo conto dei cambiamenti, ma la Sicilia, grazie a Dio, grazie alla coscienza, grazie al sacrificio, al pensiero di tanti altri siciliani e siciliane come noi, non è più la Sicilia di 20 anni fa, di 30 anni fa. Non è la Sicilia omertosa o che si lamenta continuamente. Rosa Balistreri cantava: ti lamenti, ma che ti lamenti, piglia lo bastone e tira fuori gli denti. Non sempre essere ammommiate
accondiscendenti e solo lamentosi. Ci vuole l'impegno di ciascuno, nelle nostre case, nel lavoro, nelle nostre città, nella politica. Quanto bisogno c'è di persone che pigliano l'uvastone e tirano fuori le renti, che non accettino i compromessi, la corruzione, che è la prima forma di alimento della mafia e della criminalità e dell'egoismo, e uscire fuori di sé, da sé, rompere questo individualismo che le volte ci attanaglia. Bene, io non voglio farvi una predica, dice già del Parrino, cioè, è abituato a fare prediche. Io non voglio farvi delle prediche, ma voglio dirvi che per esperienza so che cambiare è possibile. E poi da qualche anno io, con l'aiuto di un'altra persona che si chiama come me, io mi chiamo Fiorino, quello si chiama Fiorillo, tutti voi sapete che c'è un detto che è molto da Don Misciute, sto detto, tra il dire e il fare c'è in mezzo il mare. No, c'è di mezzo Fiorino. No. Tra il dire e il fare c'è il cominciare. Quando tu vedi una cosa che non va, cerca di aggiustarla. Quando tu vedi un torto, cerca di chiedere giustizia. Quando tu vedi che c'è un violento, un presuntuoso, un arrogante, anche se ha la fascia tricolore al collo, tu diglielo che è un arrogante, che è un maleducato, che non è rispettoso dei cittadini. Se no, faremo sempre la figura di quelli che accettano compromessi per soldi, per un favore, per una bicicletta o per mezzo posto di lavoro. Basta, siciliani, fare così. E non solo i siciliani, se qua ci sono non siciliani, anche in altre parti d'Italia e del mondo, non bisogna accettare i compromessi e la gente che ti viene a levare la terra di sutta, come si dice in siciliano. Cerchiamo di essere persone, non dico come i giusti, ma cercare di esserlo, insomma, questo mi pare una cosa importante. Ecco, do la parola a loro con la musica. Un servo tempo fa dincia la chiazza priava Cristo in cruci e ci riscia Cristo lume pagioni mi sciapazza mi chatta come un cani di la via. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano bastone e tira fuori gli denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano bastone e tira fuori gli denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano bastone e tira fuori gli denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano bastone e tira fuori gli denti. Un servo tempo fa dincia una chiazza, priava Cristo in cruce e ci riscia. Cristo lume pagioni, mi sciapazza, mi chatta come un cani di la via. Si piglia tutto con la somanazza, manco la vita mia, dici che è mia. Disciuggi la Gesù, sta mala razza, disciuggi la Gesù, fallo per mia, fallo per mia. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano bastone e tira fuori gli denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano bastone e tira fuori gli denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano bastone e tira fuori gli denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano bastone e tira fuori gli denti. E Cristo ci ha risponde di la croce, forse si sono spezzati lì da prazza. Chi vuole la giustizia si la fazza, che non ormai la farà più pittia. Se tu sei uomo e un sei un testa pazza, ascuta bene sta sentenza mia, che io un chiuvato un cruci non saria, se avessi fatto ciò che dico a tia. Che io un chiuvato un cruce non seria. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano bastone e tira fuori gli denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano bastone e tira fuori gli denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano bastone e tira fuori gli denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano bastone e tira fuori gli denti. Se in nastu mondo c'è la mala razza, come la
giustizia si la forza, si nasto munno c'è la mala razza, cu voli la giustizia si la fa. Ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano bastone e tira fuori i denti. Volevo anche ricordare chi sarà inserito in questo libro di poesie. Sono tutte belle le poesie, per carità, però giustamente era una rassegna che dovevamo scegliere le prime sei, anzi stasera abbiamo ascoltato 8 perché alcuni erano, i giudizi erano a pari merito. Ecco, abbiamo avuto un'altra poesia che è dedicata a un'altra brava siciliana che si è distaccata dalla famiglia mafiosa di Partanna, che era Rita Atria. Ecco questa poesia, Trittico per Rita Atria, che è stata composta da Giovanni Lombardo di Marsala, credo che non sia qui tra di noi. Ecco, ricordiamo Rita Atria, non so se vi ricordate la sua storia bella ma anche tragica, no? Perché poi l'uccisione di Paolo Borsellino fece sì che lei, che aveva denunciato la sua famiglia, le uccisioni, i mandanti che avvenivano di uccisioni, di estorsioni che avvenivano all'interno della sua famiglia, lei giovanissima poi purtroppo si tolse la vita. Ma dobbiamo ricordarla perché era una giovane ragazza che si ribellò alla mafia. E che la madre, ricordo, io in quegli anni ero a Partanna, quando la sua salma fu portata a Partanna, la madre distrusse la lapide, la tomba. Un atto tremendo, però capite la mala gente, state attenti alla mala gente, e non siamo mala gente, perché la mala gente è terribile, cosa riesce a fare? Una madre che colpisce la tomba e distrugge la lapide di sua figlia, perché sua figlia aveva denunciato che nella sua famiglia c'erano dei mafiosi e della gente che aveva ucciso altre persone. Perciò ringraziamo anche Rita Atria, la ricordiamo stasera. Come anche la poesia dedicata, ma chi l'ha scritta c'è, dedicata a padre Pino Puglisi, Eccomi a voi signori, di Fina Colletti. Ma Fina Colletti c'è, perciò l'invito a venire qua. Vi facciamo gli auguri perché Fina Colletti sta diventando mamma. Si vede, non si vede? Cristina, gliela dai tu a Fina questa? Ecco, un applauso a Fina. Padre Puglisi, dedicata a padre Pino Puglisi. E anche, sì, grazie. E anche alla poesia Alle vittime innocenti di Giovanni Teresi. Questa pure un'altra bella poesia dedicata ai fiori più belli, lui li chiama, della Sicilia. Come anche la poesia Il fratello, l'autore è di Castelvetrano. Un'altra poesia dedicata al pentito, tra virgolette, questo è sconosciuto, è il vero primo pentito, non per convenienza ma perché si è convertito all'amore di Dio e degli altri, l'ha dedicata a Leuccio Vitale. Leonardo Vitale è il primo vero pentito di mafia, ucciso dalla mafia purtroppo dopo il 2 dicembre 1984 all'età di 43 anni all'uscita della chiesa dei Cappuccini di Palermo. L'autore è stato Salvatore Augueci. Come anche salutiamoci, mi pare che c'è, è presente Angela Ferro Quinci, ecco, venga signora, che ha scritto Mafia e giusti di Sicilia. Non li hanno uccisi quei giudici mafiosi, le loro idee camminano per l'eternità
sulle nostre gambe di siciliani onesti. Grazie. Rosa Consiglio. Grazie anche a lei, signora. E poi anche onorata di appartenere a queste giuste di Sicilia, perché sono anch'io palermitana. Brava. E sono onorata di essere siciliana. Viva Palermo. Come anche la poesia 1 più 1 più 1 di Angela Maria Arresta, non c'è stasera, ma anche questa è bella, che dice: c'è chi senza limiti per impegno ha ben marcato, lasciato un segno. Ecco, mi pare una bella strofa. Come anche vogliamo salutare e ringraziare Calcedono Iemmola di Mazara. Poco fa c'era, non so se ha resistito, se è andato via, che ha scritto la poesia, doveva andare, aveva parenti che l'aspettavano, me l'ha detto poco fa, maggio 2015. Bene, poi l'ultimo che metteremo sempre nel libro, sempre dedicato, e questo è il cugino del primo vero pentito di mafia, Leonardo Vitale. È stato fatto un film, vi consiglio di vederlo, L'uomo di vetro, perché poverino questo Leonardo Vitale poi alla fine subì tanti anni di carcere, perché lui confessò di aver ucciso anche una persona e si era pentito di farlo, e però fu in diversi carceri giudiziari psichiatrici, subì diverse interventi medici, anche quello quando gli fanno la scossa, cioè gli fecero di tutto, purtroppo. E ve la leggo questa, non sono il nostro attore, ma ve la leggo io, se permettete. Grazie a Dio Palermo ricevì un rialo, canascio un grande uomo, canascio Leuccio, l'uomo che qualcuno definì un rivigio. No, non era rivigio, è un martiri. Ha più coraggio rilassare a mafia, ha più coraggio di domandare perdono a tutti chi già cui aveva fatto male, ma soprattutto chisto è più importante, idro ha domandato perdono a Dio. E questo è il cugino Vitale, Francesco Paolo. Bene, adesso completiamo l'opera. Sì, completiamo l'opera. Siete stanchi della musica dei musicanti? No. Allora, delle mie parole forse sì, ma dei musicanti no. Bene, allora grazie a tutti, e diamo la parola alla musica e finiamo con la musica. Non vogliamo viva ringraziare la Sicilia. Padre Francesco, ad averci voluti qua e di farci sempre partecipi di queste manifestazioni. Grazie Don Francesco. Manciato tutto.
questo è un po' più difficile. Gregorio Caimi alla chitarra, Dario Levote alle percussioni, Guglielmo Lentini, voce recitante. Dove sei, Guglielmo? Sono Deborah Messina. Noi siamo musicanti, siamo insomma molti di più, ma questa sera ci siamo ristretti, ci siamo un po' compatti. Ascutati, ascutati, genti buone, genti tinta, genti cavi mille pinseri, genti con navi mancuno, cui canta, cui suona, sono i musicanti, su natura senza fama, su natura senza rana, e curriti, curriti, a biririco su, e sentiti, sentiti, stani maru sud, cui canta, cui suona, sono i musicanti, su natura senza fama, su natura senza rana. E musica, musicanti, pista genti e pista terra. Musica, musicanti, questo scruscio nasta testa. Musica, musicanti, questo giorno e pista notte. E musica, musicanti, e musica tutto giorno. La 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 la. E sentiti sti storie, ascoltati sti paroli, sentiti sta musica, sto ritmo d'ugori, come canta, come suona, sono i musicanti, su natura senza fama, su natura senza rana, e curriti, curriti, a piririco su, e sentiti, sentiti, stani maro sud, come canta, come suona, sono i musicanti, su natura senza fama, e soprattutto su natura senza rana. E musica, musicanti, pista genti e pista terra. Musica, musicanti, questo scruscio nasta testa. Musica, musicanti, pista giorno e pista notti. E musica, musicanti, e musica tutto giorno. E musica, musicanti, questo scruscio nasta testa. Musica, musicanti, pista giorno e pista notti. E musica, musicanti, e musica tutto giorno.
Grazie, grazie Padre Francesco, grazie. E complimenti ai poeti, sono una più bella dell'altra, veramente. Complimenti. Io. Sì, volevo dare anche il nostro ricordo di questa sera della Sicilia con i Giusti al caro Gregorio Caimi, perché questa musica, vedete, non è solo una musica per farci ballare, che è una cosa bella pure questa, ma anche una musica che ci fa pensare e anche riflettere. Grazie a voi, applauso ai musicanti. E anche un ricordo a Guglielmo Lentini, la voce recitante, attore. Abbiamo talenti, perciò Dario Livoti, Gregorio, Deborah Messina, Guglielmo Lentini. E speriamo presto che i musicanti ci fanno un regalo. Scusa, il regalo è quasi pronto. Una sorpresa. Un regalo è quello che di fare un canto dedicato ai Giusti di Sicilia, da Sturzo a Falcone Borsellino, a Arlo di Allivatino, a Padre Puglisi e tanti tanti altri che hanno fatto tanto bene alla nostra cara Sicilia e ci hanno lasciato una traccia indelebile. Speriamo che il prossimo anno i poeti aumentino, magari ci sarete anche alcuni di voi che stasera erano qui solo come spettatori, e speriamo che continuiamo a cantare e a ringraziare per tanti doni che questa nostra terra ha. Buonasera a tutti e arrivederci alla prossima. Grazie.